Carissimi amici della Pogonotomia, oggi sbarbata speciale, una domenica speciale. Buona domenica innanzitutto. Dopo il successo delle trasmissioni con i quattro, diciamo, tronsori, che sono Andrea Tarenzi, Dario Lazzarini e Bruno Paiello, il sottoscritto, che insomma pare abbiano suscitato, diciamo, molto interesse. Allora, oggi non, mi è venuta in mente un'idea. Facciamo non quattro tronsori, ma quattro rasoi per un tronsore. Perché? Perché devo dire che sono arrivato per secondo, perché prima sono Dario, ho completato, diciamo, tra virgolette, la mia rassegna di Timeless. Timeless, con l'ultimo acquisti che sono stati il Timeless, approfittando del Black Friday, il Timeless in titanium, titanio 0,95, quindi posizione importante, e l'alluminio, che è un, io mi sono segnato tutto quanto, è un 0,45, quindi praticamente quasi la metà. Già avevo, come voi sapete, l'acciaio 0,68 e il bronzo che addirittura è 0,38, se non erro. Allora, facciamo quattro passate con quattro esposizioni diverse con lo stesso tipo di marca, di Timeless, quelli qua, rasoi, insomma, di una certa levatura. Li vedete tutti. Ora, sul Timeless devo fare una piccola nota, perché chi si merita i complimenti per essersi comportati in maniera molto professionale, secondo me se li merita, quindi vanno fatti, ha Goodfellas Smile, perché io ho acquistato il rasoio nel Black Friday con uno sconto molto importante. Parliamo del Timeless, questo qua, il Titanium. Sconto molto importante, no? E poi, dopo una settimana, mi è arrivata la brutta notizia che il rasoio non era più disponibile. E io mi sono un po' arrabbiato, ho detto: ma come? Ma c'era. Tra me e me, ho detto: ma come? Ma non lo sapevate prima, no? Però in realtà loro sono stati correttissimi, perché loro mi hanno immediatamente rimborsato la somma, dicendomi che poi, appena il rasoio sarebbe tornato, fosse tornato in magazzino, mi avrebbero garantito la stessa condizione di acquisto del Black Friday. Questo è successo in un giro di poche settimane, ed ecco qua il Timeless. Quindi questo è un modo, secondo me, di dire le cose, cioè quando uno si comporta bene professionalmente, è un modo che io ho molto apprezzato, proprio perché loro potevano anche dirmi: io non ti do niente di soldi, tanto poi il rasoio arriva e te lo spedisco. Invece no, loro sono stati corretti, perché io avrei anche potuto cambiare idea, no? Dire no, non lo voglio più. E quindi nota di merito. Ma allora iniziamo. Io ovviamente vi farò masticare fino alla nausea, perché gli devo dare la botta finale, il nostro Sandro l'Indiano, che ormai diventa un tormentone della Vignoli, perché qui i saponi vanno finiti. Vi prometto, per la prossima settimana, un tallovato nuovo, non vi dico ancora quale, di quelli nuovi americani. Però Sandro l'Indiano, comunque, so perché. Come pennello mi sono fatto, come dire, conquistare dal sintetico di Extra Cosmesi, perché il ciuffo, questo qua, Extra Cosmesi fa due sintetici, non mi sembra, se non erro, poi mi correggerà Drona Ciniello se sbaglio. Quello un po' più duro e quello medio soft. Io, ecco, quello medio soft mi ha ricordato tantissimo la fibra del nostro rasoio delle vecchie anatomia, però con un ciuffo forse un po' più pronunciato. Ecco, questo mi convince, quindi voglio assolutamente usare questo rasoio. Allora, lo bagniamo intanto. Sintetico, sapete che ha il vantaggio che basta bagnarlo un attimo e via. Bagniamo il viso. Oh, quattro passate. Qua ho ancora i segni dell'Icon Tech. Speriamo di non massacrarci. Quattro passate e vediamo
Allora, io farei così. Allora, il pennello adesso è umido. Io inserirei direttamente il sapone, che ovviamente ha i suoi anni, quindi sta già, insomma, è da finire, vedete? Vado col dito a prelevarne la quantità giusta anche per le quattro passate. Comunque è un sapone che, ragazzi, ha una fragranza, a chi piace il sandalo, che anche usarlo tutti i giorni come sto facendo io, e lo inserisco nel ciuffo. Lo inserisco nel ciuffo, lo faccio un po' metabolizzare, non come dico io, in questo sintetico. Quello che rimane lo passiamo in viso, barba di 3 giorni, perché d'altronde con quattro passate, anche perché saranno del tutto inutili, ma per provare, insomma, un po' d'acqua e iniziamo a spargerlo. Il pennello si apre, che è una meraviglia. Ricorda molto, appunto, l'ottima fibra del rasoio degli amici della parola mia. Chiaramente adesso lo sto passando, poi lo annaffierò. Acqua padre, che in questo momento brucia. Più liquida, prima saponata, manico tricolore. Verde come i nostri prati. Bianco come le nostre nevi, delle nostre montagne, rosso come il sangue dei soldati che hanno difeso la patria dalla grande guerra. Un po' di retorica, dai, sul Piave. Anche se non siamo ben lontani dal 24 maggio, che vediamo come una chimera, perché il virus lì dovrebbe essersi, come dire, già. Allora, iniziamo proprio con il titanio. Leggero, più leggero eccolo qua. È tutto vero, vedete, titanium. Titanium. Attenzione, ho armato, ecco, mi è caduto già la base. Ho armato tutti e tre e quattro i rasoi con le Astra Blu, per non fare torto a nessuno. Leggero è questo. Scorre via che è una favola. Timeless, che significa per sempre, insomma, no? Cioè, un rasoio che dovrebbe essere definitivo. Dico dovrebbe, perché poi noi siamo tutti con una bella scimmia attaccata sulla schiena, quindi il rasoio definitivo sarà sempre prossimo. Però questo è un gran radersi, eh. Quindi il pelo lo affrontiamo con il timeless più esposto, con il gap più importante. Stando attenti a non riaprire in zona baffi lo sbreco, che mi ero fatto con l'Icontec.
Allora, anche la versione 0,95 è assolutamente confortevole e delicata. E il pelo è andato. Devo dire che uno potrebbe anche fermarsi qua, ma noi siamo degli sperimentatori. E allora facciamo una seconda passata un pelo orizzontale, un pelo obliquo, facciamo così. E poi il contropelo. Artiglieria pesante, timeless acciaio, stainless steel, più pesante, eccolo qua, stainless steel. Spero che si legge, non si legge un tubo, ma insomma, si capisce. Sempre armato con le astra blu, andiamo con un pelo orizzontale. Comfort ai massimi livelli, eh. Questo d'altronde l'ho sempre detto, è uno dei rasoi che io preferivo da quelli che possedevo. Questo ce l'ho da un anno ormai, come anche da un anno il bronzo. Mi mancavano alluminio e titanio orizzontale qua, cerchiamo di stare proprio vista di parola. Ecco qua, anche questo è andato, orizzontale. Comfort, dicevo, ai massimi livelli, 0,68 di posizione in questo timeless. E adesso, per me come ci sono due passate, andiamo a fare la terza. Vedete che il pennello ha trattenuto sapone da vendere. Facciamo un obliquo. Alluminio, eccolo qua. Leggerissimo, però con un bel grip. Guardate che bel grip. Alluminio, abbiamo detto che 0,45. Vedete che cambiano le teste, perché mentre bronzo e acciaio e titanio sono meno male simili, alluminio e bronzo cambiano la loro forma, sono diversi. Allora, facciamo un obliquo vero qua. Alla scozzese.
non c'è più niente. Anche qui un comfort notevole. Passate a croce. Anche questo alluminio, insomma, scorre, eh. Ecco qua. Anche questa è andata. Grande comfort, grande rasoio anche in alluminio. E adesso la chiudiamo in bellezza con un'ultima insaponata delicata, proprio solo così. E eccoci qua con il nostro bronzo, il bronzo 038, delicatissimo, bronzo, contropelo. Passate lunghe, ben distese. E fatto anche questo. Allora, abbiamo provato, mi sciacquo il viso con acqua fredda, sciacquo un attimo anche le mani del mestiere. Tamponiamo, puliamo anche i detriti, ma non sono di tanti, ho fatto attenzione. Guardate che è sbarbata qui per 4 giorni, non c'è da fare niente. Allora, tutto visto che la pelle comunque ha subito 4 passate, io un tocco di Tyler Witch Hazel con aloe lo darei. E mentre lo do, andiamo a commentare un po' i nostri prodotti. E beh,
Qui siamo di fronte all'eccellenza, probabilmente, della rasatura tradizionale con rasoio di sicurezza, almeno un'eccellenza, sicuramente. Un'eccellenza. Cerco di esporla in maniera più visibile possibile. Qui andiamo dal titanio, passando per l'acciaio, poi c'è l'alluminio, il bronzo, con vari tipi di aggressività. Devo dire che tutti si dimostrano confortevoli, sono rasoi di una grande versatilità, di una grande delicatezza, e questo esperimento, questo gioco è riuscito secondo me bene, insomma. I rasoi hanno dimostrato di essere veramente validi. Poi mi rendo conto che il loro costo sia elevato, perché qui a prezzo pieno c'è, non dico 1.000 euro di roba, ma quasi, cioè 800 euro di roba ci saranno, non so. Però, insomma, e non dico nemmeno che bisogna darli tutti, io lo faccio, sono un collezionista, quindi chiaramente è un'altra cosa. Però è una marca sicuramente delle migliori, delle migliori. E quindi sul timeless non c'è niente da dire, li abbiamo prati tutti insieme, cosa vogliamo fare di più? Il vostro tormento, che però è un tormento gradevole, Sandero indiano, che io devo finire, i tapponi si finiscono, sa veramente, è veramente intenso, è veramente un sandalo particolarmente intenso, e mi piace molto sentirmelo sul viso quando mi insapono. Guardate la scatola che si sta già, come dire, un po' anche logorando, no? Perché giustamente sono 3 anni che ha questo sapore, però regge bene, insomma, va finito ma regge bene. Bignoli, Gallarate, grande, grande saponificio. Pennello, ottimo perché intanto lo voglio vedere, ma sono pure dentro. E l'ho riempito proprio, l'ho farcito di sapore. Intanto ha le caratteristiche, diciamo, tipiche del sintetico, cioè quello di essere molto versatile, subito, bam, lo usi, lo asciughi anche addirittura, se vuoi subito. Lo si può anche asciugare subito, appunto, così. Mi ha lavato un po' meglio perché il sapore chiaramente attacca dentro. Comunque ha una morbidezza che però non è flop, quindi poi se lo sentite che non cambierà probabilmente, no? E per chi come me ama questo tipo di backbone, no? È l'ideale, come era l'ideale anche ad esempio il ciuffo degli amici della mia. Ovviamente va benissimo per creme, per saponi morbidi, poi carina anche il manico tricolore con insomma, i colori della bandiera italiana. L'ho trovato molto molto delicato sulla pelle e molto molto ghiotto di sapore, tant'è vero che ancora adesso che ne ho ancora dentro, devo lavarlo ancora meglio. Bene. Wicezza, vabbè, il nostro solito, come dire, aiuto. Sandalo, un regalo di mia moglie lo scorso anno, di Natale proprio, e il sandalo, questo caso balsamo, della coltelleria Lorenzi, storica coltelleria di Milano. Vedete anche l'indirizzo, c'è scritto che ha fatto la sua linea, tra cui il sandalo, e andiamo a usarlo come dopo barba, eccolo qua. È un balsamo. Anche qui l'odore del sandalo è intenso. Usiamo le due mani. Questo idrata anche, perché è un balsamo.
lo facciamo penetrare bene. Io non nascondo che preferisco gli splash, però ogni tanto va anche bene un balsamo, specie dopo una rasatura così stressante, perché quattro passate, anche se con rasoi molto confortevoli, sono sempre quattro passate. Bene, io direi che la rasura è completata. Spero che abbiate apprezzato questo giochino dei quattro rasoi, insomma, della rasatura in quattro quarti, possiamo chiamarla così. E vi saluto e vi ringrazio. In questi giorni magari ci vedremo ancora, ho presentato alcune cose che mi sono arrivate. E intanto vi auguro buona domenica e buona barba a tutti. Ciao a tutti.